Allora, questa piantina qui, nei momenti più difficili della mia vita, questa qui, padre di 7 figli, mi ha dato da mangiare. 1 chilo di queste verdure, ci compriamo 1 chilo di pane e 1 chilo di pasta a Foligno. E non solo, mi hanno guarito le ossa perché stavo su una sedia a rotelle che non potevo più lavorare, e facendo questo movimento, abbassandomi e alzandomi, mi ha dato la possibilità, la forza nelle gambe. E non solo, mi ha guarito anche l'epatite C, il fegato. Questo è un'erba preziosa che nasce dappertutto. Io vorrei lanciare un appello ai giovani che non si devono scoraggiare, che dovunque ci giriamo, da qui, tutti intorno, questo qui nasce spontaneo, questo non l'abbiamo coltivato, questo qui è tarassaco, cardone, quindi ci stanno qui, già pulendo qui, nell'erbaccia abbiamo trovato questo, vedi? Ciò lancio un appello a chi ha senza lavoro in questo momento, sta nella disperazione, che si possono rivolgere, che noi vogliamo organizzare un'associazione del genere, che chiunque si trovi in difficoltà, la campagna è la materia prima dove c'è un'uscita, dove ti dà da mangiare. Vedi, anche qui ci sta un'altra piantina officinale, qui, nasce dappertutto, vedi? E questo qui, 1 chilo di queste verdure, ho comprato 1 chilo di pane e 1 chilo di pasta. E i miei figli ne hanno pigliato una mala strada. Questo è quello che mi sento di lanciare un appello per i giovani, anziani, che gli anziani devono dare la possibilità di insegnare ai giovani. E io sto qui non per l'arricchimento, ma sto per dare questo insegnamento ai giovani per questa qualità della vita, che c'è tanta campagna che da coltivare, anche senza coltivare, se noi andiamo in giro nei monti c'è tante di queste verdure che nasce spontaneo. Grazie anche per questa opportunità di queste persone che mi hanno dato, che mi hanno fatto arrivare fino a qui dal Cilento, sono arrivato qui a Gubbio, è una cosa stupenda. Per me la natura è tutto, mi sento felice, contento di stare in mezzo a questo gruppo, è una cosa per me meravigliosa. Questo è quello che è. Poi qua stiamo facendo l'orto sinergico. L'orto sinergico consiste come ti chiami tu? Regina. Come Regina ha fatto questa ripresa. Ci stavano zucchini che adesso hanno seccato, abbiamo pulito senza il trattore. Quel trattore, perché l'ombrico, quanto viene lavorato il terreno col trattore, l'ombrico lo distrugge, e quella è la difesa delle piante. Quindi adesso questo terreno, c'è la differenza, questo terreno qui senza trattore, che è stato senza zappare, che è morbido e ci esce l'ombrico dentro. Questo qui per lavorarlo, se piove, qui non si può lavorare. Non si può seminare, ci vuole per forza il trattore, come sta rovinato adesso, così in questo modo. Allora, se noi facciamo l'orto sinergico, qui il trattore non ci serve mai più, non serve, serve solo per le braccie, per fare questo lavoro. E questo come l'ho fatto? Questa zappetta qui, il mio trattore è questo qui, questo è il mio trattore, questo è un rilascio del mio padre. E vedi, si è consumato a zappare. Allora io lancio un appello ai giovani: Ti hai portato da non si sol devono vergognare sì. della campagna, non si devono vergognare quando sentono la zappa, preferiscono più il computer che la zappa. Ma la zappa ti dà da mangiare, ma il computer ti stirsi il cervello, non ci sta nessuna risorsa. Tu nella campagna troverai tutto. Grazie per questa opportunità che hai avuto.
gira un po' là, tutti i monti in alto. Guardala, che meraviglia, che meraviglia, all'aria aperta, col sole, vedi, una cosa meravigliosa.